Siamo io e la Pepi a Milano. A Milano il cane se ne va. Ecco. Ah, che rottura di palle questa tata. Ciao ragazzi. Niente, no, io questo periodo pazzesco che stiamo vivendo tutti. Allora, noi adesso siamo costretti a stare a casa e mi auguro che questa cosa faccia riflettere, perché l'OMS ha deliberatamente, probabilmente, non lo so, deciso di omettere una cosa. Tutto questo, quello che sta capitando, dovrebbe far smettere alle persone di mangiare gli animali. Punto. Cioè, andiamo a vedere quello che è successo in questi ultimi anni. La mucca pazza, l'aviaria, la peste suina, tutte queste cose che sono capitate, che hanno fatto morire delle persone che mangiavano animali. Ok? Il discorso di questo virus, no? Pare che siano stati i pipistrelli, vettori sani di questo virus, perché su loro non attecchiva, che probabilmente sono stati anche i responsabili dell'aviaria che hanno infettato i polli e di conseguenza, le persone che li hanno mangiati. Dunque, adesso noi ci troviamo in questa condizione e ci sono i supermercati. Con la gente che fa la fila davanti e vengono fatti entrare pochi per volta, la mascherina, i guanti. Ma cosa compra poi questa gente al supermercato? Perché non vengono date indicazioni sulle cose da mangiare in generale e da evitare di mangiare? Non c'è stato. Cioè, dai fagioli, dalle mele, da altro, che pestilenze ci sono mai arrivate? Dai finocchi, dalle pesche, dai meloni, dai ceci, ci sono arrivate mai pestilenze? Hanno dovuto mettere in quarantena, stati interi per colpa dei fagioli? Non mi risulta. Però sta cosa, in tutte le trasmissioni che fanno, in tutti i bollettini di morti, contagiati e di guariti che fanno, non la dicono, che tutto dipende dalla carne, dal mangiare gli animali. E questa cosa qua, di base, con tutto il rispetto per le persone che si sono ammalate, perché purtroppo ci andiamo di mezzo tutti, eh. Cioè, non è detto che non muoia io, voglio dire, ci si va di mezzo tutti poi, quando succede una roba del genere, ma deriva dal mangiare carne, derivati animali e tutte le cose di cui sono pieni i supermercati davanti ai quali la gente fa la fila. Noi adesso siamo costretti a stare a casa il più possibile, a stare a casa se non abbiamo motivi, importanti per uscire. Fortunatamente è concesso correre non vicini alle persone, vicini a casa, e bene, bene che è concesso correre. Stai fuori di testa, lo dice qualcun altro. Luciani Emanuele, che non so nemmeno chi sei, punto. A queste persone che hanno ancora il coraggio di replicare, vorrei chiedere se ci sono state pestilenze che derivano dai fagioli, dalle mele o dalle insalate. No, perché è interessante la cosa. È interessante questa cosa qui. La peste suina è arrivata dall'insalata, il morbo della mucca pazza è arrivato dall'insalata, l'aviaria è arrivata dall'insalata. Andiamo avanti? Noi saremmo fuori di testa, ma i dati parlano di quello che diciamo da anni, che mangiare carne uccide. Uccide gli animali, uccide chi mangia gli animali. E di base poi uccide tutti, perché non ne siamo immuni noi per primi, purtroppo.
E questo è il punto. Adesso noi proviamo, stavo dicendo prima che questo personaggio qua, che non so nemmeno chi sia, mi ha detto che sono fuori di testa e poi non ha nemmeno saputo portarmi un caso di una pestilenza, di un virus, di qualsiasi cosa che arrivi dall'insalata. Lo sto ancora aspettando. Vediamo adesso cosa mi scrive. Noi adesso siamo costretti a rimanere in casa la maggioranza del tempo da sclero. Cioè, allora, pensiamo a cosa succede agli animali dentro gli allevamenti. Loro stanno in quarantena perenne. Le scrofe non si possono muovere. Ho pubblicato oggi delle foto facendo vedere la vita degli animali da cui arriva quello che stiamo vivendo. Loro sono costretti a stare in quarantena. Le scrofe non si possono muovere perché passano la vita in una gabbia, passando dalla gabbia di gestazione alla gabbia di lattazione, piene di tranquillanti, perché altrimenti si spaccherebbero la testa contro le grate della gabbia. E poi cosa succede? E la stessa sorte tocca per esempio ai vitelli, no? Le gabbie appena vengono portate via dalla mamma, che stanno in queste gabbiette minuscole e non si possono muovere. E parliamo dei polli, che sono costretti a stare in quarantena per 3 settimane, perché poi vengono macellati in dei posti, in dei capannoni attaccati uno all'altro. Quindi sono costretti da noi a stare in quarantena e adesso noi ci lamentiamo perché ci è negato un diritto, il diritto di muoversi e di essere liberi. Stiamo andando avanti dal dopoguerra a chiudere gli animali in quarantena continua. Stanno in quarantena tutta la vita. Le scrofe stanno in quarantena da quando nascono a quando vengono mandate al mattatoio. Pensiamoci. Io spero che le persone che magari sono a casa e si fanno qualche domanda, perché è vero che nei periodi come questo ci sono delle persone che riflettono un po' di più proprio perché non possono fare quello che normalmente fanno tutti i giorni. C'è un'altra cosa terribile che riguarda questa situazione. Le persone che vengono ricoverate non possono più avere contatti con i propri familiari. Quindi, se facciamo finta che i miei nonni siano ancora vivi, cosa che non sono, perché non voglio portare sfortuna a persone vicino a me che sono ancora vive. Se mia nonna si ammalasse, la portano via, 99 su 100 muore e io non la posso nemmeno salutare. Ed è quello che succede alle persone che vengono ricoverate in questo periodo. Cosa succede agli animali degli allevamenti? Vengono separati uno dall'altro, non si possono nemmeno salutare e non si vedranno più. Questo è quello che facciamo noi con le nostre scelte tutti i giorni, noi inteso chi continua a mangiare animali e derivati animali, non noi, tipo io che sto parlando o tanta gente che ascolta. E ci sta tornando indietro, punto. Costretti a non uscire, costretti a stare tra quattro mura, multati se veniamo uscire, se vi beccano fuori per motivi che secondo la legge non sono importanti. Vi risbattono dentro. Ecco, vedi, il mio nutrizionista mi ha confermato anni fa che nutrirsi di carne da evitare, legumi, frutta fresca, eccetera, eccetera. Esatto. Quindi siamo costretti a stare in casa. Ci multano se usciamo, ci costringono a stare in casa, poi magari portano via i nostri cari e non li vedremo più e in certi casi muoiono. Non c'è differenza tra quello che facciamo agli animali e quello che ci sta tornando indietro. Io sono osteopata e in queste discipline olistiche si pensa a un'unione, no? La Terra è un organismo. Io sono un organismo. Se dentro il mio organismo c'è qualcosa che non funziona, a un certo punto il mio corpo
mette in atto delle difese per sbarazzarsi di quello che non funziona. La Terra è un organismo. Probabilmente cosa sta cercando di fare? Di levare dalle scatole quello che nel suo organismo non funziona, che in questo caso mi sembra evidente che siamo noi. Abbiamo costretto gli animali alla schiavitù, alla prigionia, a essere separati dai loro simili, dai loro figli, dai loro compagni che non esistono, perché è tutto industriale, tutto fatto in maniera automatica. E adesso sta succedendo a noi e la cosa ci dà fastidio. A me per prima dà fastidio, che lotto per i diritti degli animali, mi dà fastidio non poter prendere il cane e andare a piedi al parco e tornare a piedi, perché magari arriva uno e mi dice dove stai andando, sto andando a far muovere il cane e muovermi. Non si può, ce lo meritiamo? Io credo di sì. Ce lo meritiamo un po' tutti. E rimango di nuovo allibita di fronte alle televisioni, di fronte alla sanità italiana, che in tutte le varie... io non ho la televisione, no, fortunatamente, ma i miei sì. E guardando la televisione, a ogni stacco pubblicitario, adesso c'è il decalogo sul coronavirus che vi dice quello che dovete fare, come bisogna comportarsi. Perché non scrivono anche lì quello che bisognerebbe mangiare e quello che non bisognerebbe mangiare? Il cibo è la nostra benzina. E in un momento in cui c'è a rischio la salute pubblica, la salute di tanti, la gente sta morendo. Dovrebbe essere... Sì, lo so che si può passeggiare con il cane, infatti, però non posso andare al parco con il cane perché sennò arriva uno e mi chiede il foglietto e poi mi multa. È quello il discorso. Dovrebbero scrivere in questo decalogo che fanno passare in televisione per come comportarsi per questa emergenza sanitaria. Quello che bisognerebbe mangiare, e invece non lo dicono. C'è la gente davanti all'Esse Lunga, qua in via del Zara, in coda di continuo. Che cazzo vanno a comprare? Io non capisco. Poi voglio dire, ma cioè, uno va a un supermercato se ha paura di ammalarsi, che ci passano tutti, casino, boh, non lo so. Comunque, queste sono considerazioni mie. Mi lascia offesa il fatto che la sanità, l'OMS, a chiare lettere non dicano cosa bisogna fare per evitare che queste cose succedano. Io ne abbiamo viste, il morbo della mucca pazza, che dicono che comunque negli Stati Uniti tante malattie degenerative del sistema nervoso, che vengono chiamate con altri nomi che conosciamo, come Parkinson, SLA, e altre, in realtà il morbo della mucca pazza sta continuando questa roba qui. E non lo so. Questa è la considerazione di oggi. Quello che ci capita è niente, perché ripeto, gli animali che... A me piace pensare che veramente questo virus arrivi dai pipistrelli, che sono stati macellati e via, che i pipistrelli abbiano portato la viaria nel mondo. Mi piace questa correlazione, che dopo Joker, che ha parlato di diritti animali agli Oscar e continua a farlo, sia arrivato Batman, il pipistrello, a farci rendere conto di quello che facciamo. Solo che nonostante questa emergenza, noi in Italia ce l'abbiamo in quel posto. Stanno chiudendo un sacco di... La gente perde il lavoro, c'è un sacco di gente che ha già perso il lavoro e non so come ci risolleveremo in Italia, ma comunque è un'emergenza mondiale
E in un momento come questo, in cui bisognerebbe realmente dire quello che bisogna fare e quello che non bisogna fare, perché hai voglia di lavarti le mani, l'alcol, le mascherine, se poi ti mangi la bistecca, il pollo e altre cose. Uno l'Italia è sul podio dei paesi con immunoresistenza agli antibiotici più alta. Di conseguenza lo Stato dà i soldi al circo con gli animali e poi non ci sono abbastanza letti negli ospedali o mascherine, giusto Valentina? Esatto, siamo messi così. Lo Stato dà i soldi ai circensi che tengono gli animali in quarantena e poi la gente schiatta perché non ci sono abbastanza posti per curarla. Questo è lo Stato. Questo è quello che non viene detto. Adesso la gente si dovrebbe svegliare, capire che se ti lavi le mani, se ti tappi la bocca e poi ti compri la bistecca, il prosciutto, il petto di pollo e tutte queste cose qua, c'è un alto rischio che stai male e muori. Innanzitutto sono alimenti che acidificano il sangue, tutti. Di conseguenza producono un'infiammazione costante che una persona che mangia in maniera non cruenta non ha. Poi magari mi ammalo anch'io, eh? E magari muoio perché entro in contatto con qualcuno che ce l'ha. Ma a livello di sistema, a livello di possibilità, se un organismo è sano e forte, come in tutto, ha più possibilità di vivere. Ok, e di conseguenza, cosa cazzo si aspetta a dire che basta mangiare la carne, che i mattatoi devono chiudere, che questa pratica inquietante, violenta, bruttissima, che non abbiamo il coraggio di vedere, deve smettere perché ce lo sta chiedendo il mondo? Cioè, dobbiamo finire con le gambe all'aria tutti, perdere il lavoro, vivere nella povertà, tra un po' la gente, se continuiamo così, si scanneranno veramente, ma non nei mattatoi, si scanneranno le persone in strada perché non ci sono più soldi. Ecco, questo succederà. E nonostante tutto, però, io adesso sono a casa come tutti voi, io sono una libera professionista, se non lavoro non mi arriva niente, ovviamente. Gente che ha delle attività, negozi e altro che sono chiusi, magari devono pagare lo stipendio a dei dipendenti, come cazzo fanno? Così siamo messi, però ci sono i mattatoi aperti. Ragazzi, cioè continuano a macellare gli animali in questo momento qui. Ma perché non si prende in considerazione veramente che facciamo tutti parte di un'unità? L'effetto butterfly, no? L'effetto farfalla, che se una farfalla sbatte le ali dall'altra parte del mondo, produce dei cambiamenti che arrivano anche a me. E come si può pensare che massacrando 150 miliardi di animali all'anno, perché questi sono i numeri, infilandoci dentro anche una stima dei pesci che sono difficilmente quantificabili, macellandoli, trattandoli in maniere orrende, facendogli fare una vita che non è una vita, perché, e lo continuo a ripetere, vi rompete le palle di stare a casa? Ci avete due palle così già che non vedete l'ora di uscire? Però nella vostra casa vi potete muovere, io mi alleno, vi potete guardare dei film, vi potete leggere dei libri, ci sono i social con cui ci possiamo relazionare con il mondo. Voi immaginatevi una scrofa in una gabbia. Che cosa ha fatto lei per finire lì dentro? Ecco, proviamo a pensare anche le persone che guardano e magari mangiano ancora carne, che mi auguro che siano parecchie, la mangiavo anch'io, mi piaceva tanto e lo dico sempre che la mangiavo anch'io, quindi non è che sono nata senza colpe. E poi essere senza colpe è difficile da capire chi è o non è senza colpe, però la chiave è quella.
ci sta tornando una piccola parte indietro di quello che abbiamo fatto ai nostri fratelli diversi, che sono gli animali. Li chiudiamo in dei posti orribili, non possono vedere la luce del sole, non possono uscire, devono stare dentro delle gabbie, si ammalano, ci trasmettono le loro malattie e noi di conseguenza veniamo rinchiusi, perdiamo il lavoro, diventiamo tristi, diciamo che il mondo fa schifo, ma di base la scelta è sempre del singolo, che può rendersi conto di quello che sta capitando. E credo che sta roba qua ce la ricorderemo in tanti. Chi sarà fortunato o sfortunato, dipende come che piega prenderà tutto, perché ci sono le truppe americane che si sono piazzate. Che cazzo ci fanno i soldati americani in Europa? Perché sono venuti in Europa a fare le loro cose, le esercitazioni ora? Cosa succederà? Ma chissà. Niente, questo è, forse ce lo meritiamo, sicuramente ce lo meritiamo, ma quando vi sentirete tristi perché non potete uscire, guardatevi i video degli allevamenti italiani, guardatevi la vita che fanno le scrofe, guardatevi la vita che fanno i vitelli. Quando il vitellino viene portato via dalla mamma, che la mamma piange fino a perdere la voce. E lei, suo figlio, non lo vedrà più. Poi verrà rimessa incinta, farà degli altri vitelli che non vedrà più. Un po' quello che succede a noi adesso, che ricoverano le persone che amiamo e se non sopravvivono, non le vedremo più. Uguale. Quindi mi auguro che... Sì, Sara, no comment, infatti. Mi auguro che la gente rifletta su questo e non come quel personaggio che ha scritto prima dicendo te stai fuori di testa per il semplice fatto che ho detto che epidemie derivanti da fagioli, piselli, carote, finocchi e mele, io non me ne ricordo. Non so voi. E basta. Adesso mi vado a mangiare fagiolini, pomodoro. Ho mangiato le lasagne che mi ha portato Vito. Quindi lasagne vegetali, senza animali morti. Dopodiché, cos'è che c'ho da mangiare? Ah sì, la frutta secca. E poi mi faccio una bella tisana con zenzero, aglio. Tanto ragazzi, dateci dentro con l'aglio in questo momento qua, che l'alito pesante non è un problema in questi giorni. Anzi, più l'alito è pesante, più la gente vi sta lontana. Così siamo tutti a posto. Non andiamo contro i dettami di questo decreto, che però non parla di non mangiare animali. E poi ci metto dentro la curcuma e poi ci metto dentro il pepe e poi ci spruzzo a freddo il limone, vitamina C, che è fondamentale per star bene, per prevenire. Buone carote, zucchine, fagioli al sugo con cipolla, ottimo. Niente, io vi lascio e in questi giorni ne approfitterò per fare un po' di dirette, come peraltro sempre. E buonissima la farinata di Vito, sì, la conosco. Riguardante quello che succede agli animali, poi farò delle dirette in cui farò vedere cosa si può fare a casa per allenarsi e stare bene. E niente, mi auguro che le persone prendano coscienza. Io adesso sono qua, voi siete lì e da qualche parte in Lombardia. Ci sono le scrofe chiuse in gabbie dentro le quali non si possono muovere.
capita anche a noi, cosa cazzo ci lamentiamo a fare? Ce lo siamo voluti. Ci sarebbe da andare davanti ai supermercati, cosa che, ecco, non escludo di farla. Adesso vado in fila, mi metto dietro la fila ai supermercati e inizio a frantumare le palle a tutti sulla faccenda della carne. Mi metto lì con la mia mascherina, ecco, e inizio a parlare di quello che la carne porta nel mondo, punto. Vogliamo che i nostri nonni vivano, che i nostri genitori vivano, che il nostro fidanzato viva, che la nostra fidanzata viva, che i nostri figli vivano, ecco. Smettiamo di mangiare i morti, punto. Cazzo, non siamo predatori, perché facciamo ridere. Se adesso c'è la Pepi che sta dormendo sul divano, se inizia a corrermi dietro, mi raggiunge in un attimo e io sarei un predatore. Ma non siamo spazzini, che non siamo fatti per mangiare le carogne. E la cosa allucinante è che noi proprio le carogne mangiamo, quelle mangiamo. Come quegli animali che fanno tanto schifo, no? Gli avvoltoi, le iene fanno un po' tutto, perché sono sia predatori che poi mangiano anche gli animali morti. Infatti sono tra i predatori più adattabili a ogni tipo di situazione che ci siano in natura. E noi non siamo fatti per quello. Noi non abbiamo l'uricasi. Quando vado in televisione mi trovo davanti a questi medici e gli dico: ma mi risulta che noi non abbiamo un enzima che hanno tutti i predatori, che si chiama uricasi. E questi mi guardano con degli occhi così, così, perché magari non sanno manco cos'è. E vabbè, sono piccole soddisfazioni che però non portano a niente. Sono solo soddisfazioni così, di dire ho messo in difficoltà questa persona, ma il dramma è che loro queste cose dovrebbero saperle, che l'OMS dovrebbe dire di mettere la mascherina, lavarsi le mani, lavarsi, non toccarsi la bocca, non toccarsi la faccia e non mangiare carne, non bere latte, non mangiare uova, non mangiare pesce, non mangiare derivati animali, e che la specie più importante del mondo che si sta estinguendo, qual è la specie più importante del mondo? Chi è? Qual è secondo voi la specie più importante del mondo? Che ci crediamo così, così fondamentali, ma sicuramente qualcuno di voi lo sa. Qual è la specie più importante? Eccola, Sandra, le api. Le api. Se domani noi ci estinguiamo, non cambia nulla. Appunto, le api. Se io mi estingo, non cambia niente. Io, la nostra specie. Anzi, io credo che in tanti tirerebbero un sospiro di sollievo. Piante e animali sarebbero tutti lì a festeggiare. Probabilmente anche i nostri cani, che inizierebbero a radunarsi in gruppi e direbbero: oh, senza stare in appartamento, senza il guinzaglio, senza tutte ste menate qua, ecco, quindi probabilmente anche loro sarebbero contenti. Se muore l'ape, si muore tutti. Se muore l'ape, che ogni tanto fanno le spacconate nelle trasmissioni dicendo, avevano detto uno che un coniglio non suona la chitarra come Jimi Hendrix, ok, probabilmente anche l'ape non suona la chitarra come Jimi Hendrix, grandissimo artista, eccetera eccetera, però l'ape è la specie più importante del mondo, per cui se non c'è lei finisce tutto, ok. Suonare la chitarra, mettiamo un attimo in chiaro le cose importanti per la sopravvivenza delle specie del pianeta e del pianeta stesso. Non è suonare la chitarra, non è scrivere, non è fare tutte le cose che facciamo noi, queste cose belline che facciamo con le nostre manine che hanno rovinato il mondo. Se non avessimo il pollice opponibile magari saremmo più schisci e non avremmo fatto tutte queste cavolate. Quindi, però l'ape, che non sa suonare la chitarra e non ha i social, è la più importante di tutti.
L'ape non è un giornalista che va in giro per le trasmissioni dicendo che i vegani sono pazzi e dicono delle cavolate. L'ape è l'ape che va in giro impollinando, non ha bisogno di riconoscimenti di valore, non ha creato monumenti, non fa la sua vita. Ci sono delle api che sono già uscite, poi torna al freddo, poi muoiono, e se muore l'ape si muore tutti. Mettiamo un po' nella scala di valori giusta la nostra importanza nel mondo. Cioè, rispetto a tante persone dicono che schifo gli insetti. Gli insetti, innanzitutto, tanti insetti, se ci fossero una guerra nucleare, avrebbero, loro sopravviverebbero e noi no, gli insetti. E l'ape è quella a cui dovremmo baciare il retro, però no, perché sennò ci punge e muore, poverina, perché le api quando pungono muoiono e comunque fanno male, quindi evitiamo. E questo è quanto, l'ape è la specie più importante del pianeta, non noi. Se domani non ci siamo più, non cambia niente in peggio, cambia tutto in meglio, sicuramente. Quindi, è brava Cristina, esatto. Anche gli animali quando ci vedono diranno, mamma che schifo, fa dei rumori, è goffo quando si muove, non c'ha peli, non c'ha le ali. Sicuramente siamo orrendi per gli insetti. Sicuramente siamo orrendi anche per i maiali, per le scrofe che ci guardano. Per i cani stessi diranno, ma come sono fatti questi? Ma che schifo. Comunque, tornando al motivo per cui ho fatto il video, è che io continuo a vedere zombie davanti ai supermercati. Vedo zombie con la mascherina in coda. Me la metto anch'io la mascherina, per andare dai miei genitori. Quindi me la metto anch'io. Non sto criticando chi mette la mascherina o in generale chi fa una spesa oculata. Il problema è che la maggioranza delle persone entra e si compra quello che non dovrebbe comprare. Il motivo per cui siamo ridotti così, il motivo per cui ci siamo ammalati, il motivo siamo sicuramente noi il virus, assolutamente, l'umano, l'uomo è un virus per il pianeta Terra, assolutamente. E questo è quanto. E quindi l'OMS, la sanità italiana, fanno un'altra volta per tutte ridere con i mattatoi aperti, con la carne venduta al supermercato, quando l'hanno detto, si sa da dove arriva questa roba qua, dalla carne, dal mangiare animali, punto. Ce ne sono capitate di tutti i colori. Adesso la gente qua nel mio palazzo stasera mi verrebbe voglia di andare a suonare e vedere cosa si stanno cucinando. E niente, io vi saluto e quando adesso passeranno questi giorni, ricordiamoci che noi la quarantena la finiremo, la scrofa no, sarà in quarantena tutta la vita, aspettando il giorno che arriverà il camion che la porterà alla liberazione delle torture che ha subito tutta la vita, al giorno più bello della sua vita, al mattatoio. Senza aver salutato i figli, con la gola tagliata. E basta, niente. Adesso vado a mangiarmi le mie verdurine e poi mi guarderò. Ieri ho provato a guardare Seven, solo che mi sono addormentati. Sette peccati capitali. La gola. Evocativa sta cosa dei sette peccati capitali. Con la gola abbiamo deforestato le foreste pluviali, abbiamo fatto morire di fame un sacco di persone nel terzo mondo, facciamo morire di sgozzamento gli animali
E ci ammaliamo noi, la gola. L'ingordigia, no? È anche un altro dei... l'avarizia, il non voler condividere, il voler avere tutto per sé. L'uomo sta facendo quello, vuole tutto per sé. Non pensa agli altri e alla fine muore. Eh sì, nessuno parla dell'origine di questo virus, ma io ho un mio cliente scienziato con onorificenze all'estero e insomma anche sua moglie, anche lei è una scienziata e sono stati i pipistrelli, pare. Sono stati i pipistrelli che sono vettori sani di questo virus e quando sono stati presi per essere macellati con il contatto è arrivata sta roba qua. E ce la meritiamo. Io per prima ho mangiato animali per un sacco di anni, adesso non ne mangio più da un sacco di anni, ma sono stata menefreghista per troppi anni. Quindi sicuramente, probabilmente, no, probabilmente, sicuramente è una cosa con cui dobbiamo fare i conti un po' tutti, a nostro modo, facciamo tutti un po' schifo. Banalmente anche le sigarette. Io due sigarettine me le fumo, due o tre sigarettine la sera. Però per creare le piantagioni di tabacco, la gente che lavora, spazio levato, alla terra per cose inutili come le sigarette, di cui io me ne fumo due o tre al giorno per egoismo mio, perché mi piace, perché so che comunque non morirò, non testate, perché so che comunque fumandone così sicuramente non morirò, ma cosa c'è dietro? E quindi ce lo meritiamo un po' tutti. Io mi auguro sul serio che i miei amici non vegani, perché ne ho senza problemi, ormai mi sono smarcata dalla setta, quindi posso tranquillamente dirlo, anche perché vegana non ero nemmeno io, quindi non vedo perché dovrei aver problemi a dire che ho amici che non hanno e che mi tengo ben stretta, che non hanno ancora fatto questa scelta, perché probabilmente magari interfacciandosi con me hanno molte più possibilità di cambiare piuttosto che non avendo rapporti con me. Ecco, io mi auguro che loro in questo momento qua facciano qualche riflessione. Vi saluto, vi saluta, vi faccio vedere anche il Pepe Tedro Degenere. Pepi. Lei è un cane vegano. Come si sta, Pepi, nella tua veganitudine di 8 anni? Ma sì, abbastanza bene, alla fine mangio bene. C'ho 11 anni. Mi sparo una media di 8 km al giorno, quando la tata mi può portare in giro. Spacco il culo a tutti. E adesso tra un po' ti ringhio, perché non c'ho voglia più di stare qua. E allora, Pepi, cosa ne dici degli animali che sono costretti a stare in gabbia, che non è giusto? Vabbè, ma lei si diverte un casino. A parte il fatto che non si può muovere tanto, però ieri siamo riusciti ad andare in area cani e abbiamo corso tanto, vero? Ah, loro non contagiano, eh? Lei è un vegane. Sì, ma tata. Quindi, Covid-19 o coronavirus, che poi ho scoperto, io non lo sapevo, che ecco, ma infatti stanno benissimo, conosco un sacco di cani vegani. Il coronavirus,
Il raffreddore comune anche appartiene alla famiglia dei coronavirus, no, ma questa era una cosa così che non c'entra niente. È un coronavirus il raffreddore, mentre poi c'è questo che è il Covid-19 che ha delle altre piccole contro, cioè, cose che si abbinano. Niente, pensiamoci, morbo della mucca pazza che derivava dagli animali, la aviaria, animali. L'influenza suina, animali, coronavirus, animali. L'OMS non parla della carne. Ottimo, benissimo. Chiaramente poi sicuramente a un certo punto uscirà un vaccino per sta merda che io sicuramente non farò. Piuttosto mi faccio mettere in galera. Perché ovviamente poi ci sarà qualcuno che ci dovrà guadagnare. Il cane. Cosa vuoi fare, cane? Dai, se vuoi andare di là nel letto, cane? Eh? Lei è odoroma virus. Non è il cane. E niente. Aspetta, la SARS. Esatto. Quindi, mucca pazza. Influenza suina. SARS. Aviaria. Coronavirus. Chi è che mi nomina brava? Infatti non bisogna fare il vaccino. Chi è che mi nomina un virus o simili che sia originato dai ceci, dai broccoli, dai finocchi, dall'insalata, dai fagioli? Sì, è vero, Monica. Ecco, però stanno continuando a parlare di vaccino in televisione, capito? Anche se non servono a niente sul virus, perché parlano di vaccino? La gente certe cose non le sa. Quindi salterà fuori qualche cavolata da spruzzarsi in vena, così le case farmaceutiche avranno la certezza di poter avere delle persone molto impaurite, molto più impaurite di prima, molto più controllabili di prima, molto più impestate di prima dai farmaci e con la necessità di cure continue, perché col veleno in corpo non si va da nessuna parte. Fagilovirus, e beh, fagioloma virus. No, comunque è interessante sta roba qua. Non capisco perché non dicano, no? Perché dicono che noi siamo pazzi, fuori di testa, però io non lo so. Dai ceci il virus dell'empatia, bello questo. È così. Quindi qua c'è il cane. In sottofondo si sentono i piccioni. Niente, io vi saluto e fate, dite ai vostri amici, alle persone, ai vostri parenti, alle persone, raccontategli adesso mentre io lo farò tutti i giorni, mentre siamo qua che ci sfrantumiamo a casa, che gli animali passano questa vita qua di continuo. Hai visto che bella la facciotta della Pepi? Adesso, eccola. Si vede? Pepi, qua. Una bamboletta che vuole dormire. Perché lei, il suo cibo non urla. Vero Pepi che il tuo cibo non urla? Eh?
ma urli solo te perché non ne puoi più, che vuoi andare a dormire, vero? Ti faccio andare a dormire, dai, vai. Chiaramente sta andando sul mio letto. Ovviamente. Adesso mostriamo. Infradito, già pronte per la stagione. No, queste sono quelle da casa, però la stagione marzo-novembre. Dai, cani! Dai, fai vedere dove vai a dormire. Dai, vieni. Allora? Dai. Eh? E niente, basta ragazzi, il cane si è imbarazzato, non vuole far vedere che va a letto e vi saluto. Quindi, go vegan. Poi c'è questa mia figlia qua. Mamma iena. Vi auguro buona serata a tutti. Io domani mattina vado a correre, poi magari domani pomeriggio. Oh, c'è il cane qua! C'è di nuovo il cane! Che mi guarda come a dire: ma cosa stai facendo? Magari domani pomeriggio una bella diretta con qualche allenamento e via. Vi saluto, buona serata e. Rinforziamoci le braccia che tra un po' dovremmo di nuovo andare tutti a lavorare nei campi se va avanti così. La cosa peraltro a me alletta particolarmente perché ormai sono avvezza a trasportare con ingenti carriolate di merda tot volte a settimana, quindi non mi dispiacerebbe nemmeno lavorare nei campi. E alla Pepi piacerebbe con la tata. Sì, Pepi, è finta. Guarda. Attenzione all'approccio del cane con la iena. Ma la vuole mordere? La morde! Attenzione che la morde! Eccolo! Madonna, il cane vegano che se la prende con la iena. Guarda, guarda. Pepi? Ma scusa, ma ti sembra una cosa da far vedere così? E allora è vero, eh? Mamma mia, ma allora è vero. È vero, è vero che non. Vedi? Ecco, questo è il cane vegano che soffre di. Soffre di, come dire. Pepi, non fare così. E vabbè. È il cane vegano. Basta. Noi vi salutiamo e basta. Ciao a tutti. Adesso gliela levo perché. Primo caso di cane che ha aggredito una iena e se la mangia. No, questa iena no. Questa iena no perché è della zia Gioia. La zia Gioia l'ha salvata e la zia Gioia l'ha data a noi, non per mangiarla. Salvatemi da questa situazione.